Ciao ragazzi, buongiorno. Una considerazione su un problema che ho avuto, una cosa spiacevole, perché ovviamente è stata spiacevole. Qualche settimana fa ho fatto il cambio di pneumatici, ho cambiato tutte e quattro gomme nella mia auto. E allora io non generalizzo, ok? Perché so che ci sono tantissimi professionisti, tanta gente che fa il suo lavoro per bene, ama fare il suo lavoro e rispetta il cliente. Però devo dire che io ho avuto una brutta esperienza per quanto riguarda appunto questo, tra parentesi, gommista, che avevo richiesto oltre al cambio gomme. Dovete capire che nella mia auto, pur essendo, come molti dicono, cinese, che poi alla fine è coreana, monto delle gomme da 170 euro, quando mi va bene riesco a trovarla a 165. Perciò io, cambiando un treno di gomme, al gommista ho fatto fare soldi sia per la manodopera sia ovviamente per la sua percentuale, per la vendita della gomma stessa. Il problema dove è stato? È stato che avevo richiesto di farmi anche l'equilibratura, la convergenza, e al fatto concreto, anche se ho pagato un surplus in più oltre all'acquisto delle gomme, questi signori al momento di fare l'equilibratura l'hanno fatta, la convergenza, che alla fine è quella dove ti prendono l'auto, la alzano sul ponte, collegano nelle quattro ruote diciamo i sensori a ragno, ok? Io non sono, premetto, un esperto in materia, attenzione, io non sono gommista, però non sono nello stesso tempo scemo. Ok, premettiamo questo. Hanno preso l'auto, l'hanno alzata, hanno messo questi ragni, questi sensori, hanno avviato il computer e hanno fatto il check. Il check up, il computer, che era un display di un computer normalissimo, nel display usciva che le mie ruote con l'inclinazione giusta e serviva, diciamo, del lavoro per andare a regolare le viti di regolaggio, ecco, delle gomme. Attenzione, non sono un tecnico, ok? Perciò se uso termini sbagliati è per questo. Però anche da non tecnico ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. E ora lo capirai anche tu. Perciò nel computer spuntavano due grafici, destro e sinistro, che le ruote davanti, nello specifico le due ruote davanti, avevano delle differenze. Ok? Perfetto. Il colore segnato era rosso, perciò anche quello è una cosa negativa, ecco, un valore sballato da aggiustare. Perfetto. E che cosa hanno fatto? Hanno preso una chiave, hanno fatto, diciamo, dei movimenti sotto la ruota. Io ero 3-4 metri più in là che guardavo, e per loro la cosa era stata fatta. Erano in due. Che cosa fanno? Io, sempre tenendo sotto controllo anche il monitor durante i loro, diciamo, accrocchi con le chiavi, vedevo che si variava il valore, ma era sempre rosso. Perfetto. Arrivo a un certo punto che non vedo più il monitor. Perché? Perché uno di loro si mette davanti al monitor, non mi permette più di vedere cosa segnava il monitor. Io mi sono spostato, ho visto che era sempre sul rosso per entrambi, l'altro si mette anche davanti, ma questa volta io continuo a vedere che era sul rosso. E signori, per loro il lavoro era finito, mi hanno detto tutto ok, la macchina è buona. Ma io lì per lì gli ho detto: senti una cosa, ma che cosa mi stai dicendo? Cioè, qui segna rosso. Quando segna rosso vuol dire che non va, cioè vuol dire che è da sistemare, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché tu mi stai dicendo che tutto è a posto? Comunque, va bene, abbiamo fatto qualche minuto di discussione, me ne sono andato, ho provato l'auto, ragazzi, la macchina mi buttava storta, se ne andava sulla destra. E sono tornato indietro, gli ho detto: senti una cosa, vedi che effettivamente l'auto, come ti dicevo, ha qualcosa che non va, ha qualcosa che non va e che voi non avete risolto. L'ha provato lui l'auto, diceva che era buona. Va bene, ho preso la mia macchina, me ne sono andato,
pomeriggio sono passato da un altro gommista e questo effettivamente, senza che io dicessi nulla, ha riscontrato delle problematiche. Però ragazzi, non serve uno scienziato. Io lasciavo lo sterzo dritto e l'auto se ne andava verso destra. Questo vuol dire che le ruote non erano regolate per bene. Ora, parlando col secondo gommista, lui mi ha detto che avevo un problema nella campanatura della ruota, perché effettivamente qualche mese prima avevo, per sbaglio, era sera di sera, non c'era luce, e camminando ho preso a bassa velocità un marciapiede basso e sono salito su questo marciapiede con quella ruota. Per questo il secondo gommista mi ha detto: tu sicuramente avrai preso una botta su questa ruota che ti ha storto un po' il supporto della gomma, e questo fa sì che ti cammina storta la macchina. Ma nell'effettivo è stato così. Io il pomeriggio stesso gli ho portato l'auto, lui l'ha controllata, ci ha lavorato un'ora e mezza abbondante, io lì davanti. Ragazzi, non capite quanto lavoro ha dovuto fare quel ragazzo. Ha smontato la ruota, ha messo dei supporti nuovi, delle rondelle, comunque ha sistemato per bene, ha regolato il tutto con i ragni. Regolando con i ragni a display dava verde, 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 vuol dire tutto perfetto. Signori miei, state attenti, ripeto, io non sono un tecnico, però anche da non tecnico mi sono accorto subito che c'era qualcosa che non andava. Qualcosa che non andava era qualcosa che loro stavano cercando di nascondere e che onestamente, per serietà, per trasparenza, non mi pare una cosa logica. Spero che questo video vi piaccia e mi raccomando, fate attenzione. Ora ho un gommista doc professionale che rispetta il cliente, che spiega al cliente cosa fa, qual è il problema, le soluzioni. Però non tutti sono così, perciò occhio. Ma non solo i gommisti, attenzione, tutti i mestieri al mondo, ci sono i buoni, ci sono i meno buoni. Aprite gli occhi, mi raccomando, fate attenzione.